cosa che non sopporto, c'era il cliente andare nei posti, entrare e mi chiedono desidera qualcosa, cioè mi mette imbarazzo. E poi cioè, cosa vuol dire desidera qualcosa? A parte che cioè, se io ti chiedo di che cosa è fatto questo oggetto, di solito non ti sanno mai rispondere di che cos'è. Per cui io ti risparmio la fatica di dirmi desidera qualcosa, così non mi devi neanche dire. Perché se poi io ti chiedo cos'è fatto? Ma sa, è fatto di una lega. Quale lega? Non lo sapranno mai. In America lo sanno di solito, cioè tu compri un oggetto e vedi già il commerciante, perché gli americani sono così dritti, no? Che ti dice, sa, questo è fatto di una lega al titanio, il titanio viene dal pianeta satellite D, ma noi l'abbiamo rifatto. Anche in America c'è mi rompe i coglioni chiedere di cosa è fatto una cosa. Per cui a me piace comprare qualsiasi cosa senza che nessuno mi venga a chiedere niente. Poi tanto alla fine in un negozio non compro mai niente, di solito entro e non prendo niente. Io da Antonio non ho assolutamente niente da dire. Antonio è una persona come le altre, cioè è un bravo cliente, viene sempre qui, è un po' taccagno, diciamo che ha la faccia, non mi piace la sua faccia, la tipica faccia da sangue blu, la faccia da culo, ha una faccia che non mi piace, non ho assolutamente niente da dire, è una persona come le altre, un po' come uno tirchio, molto tirchio. Vado via nel mio negozio, non compra mai niente, guarda, tocca tutto. Antonio è così, è naturale, è fresco, ha sempre un sorriso pronto, una battuta, viene lì, ti accarezza, è gentile, è premuroso, a volte mi porta anche dei fiori o dei cioccolatini. Antonio è Antonio, cosa si può desiderare se non che Antonio la mattina venga da te e ti, con le braccia aperte, ti saluti, dica ciao. Antonio mi fa incazzare perché arriva sempre tardi. Cioè lui è un tipo che, cioè non ne vedi così, capito? Cioè mi prende una roba dentro, cioè una, mi fa, cioè incazzare in una maniera che quando arriva così tardi gli darei una pedata nel culo. Ho conosciuto Antonio circa 3 anni fa e da allora abitualmente viene ogni 15 giorni, una persona a volte un po' indisponente ma con molti problemi. Devo dire la verità, un ottimo cliente. Ma non posso negare, a volte è un po' scomodo. Scomodo perché non so mai come prenderlo. Ebbene sì, Antonio non riesce ad accettare la sua vera natura, perché Antonio ama le donne, ama la bella vita, Antonio ama divertirsi. Antonio è arrogante, presuntuoso, irruento, a volte anche violento, ma quando esce dalla mia porta, subito ritorna nelle sue vesti e indossa la tonaca. Antonio è un bellissimo, grandissimo stronzo. È un pezzo di merda. La settimana scorsa l'ho beccato che mi imbrattava i muri con la bomboletta dopo tutti i favori che gli ho fatto, scrivendo froci di merda. Tengo a precisare che non siamo froci, ma lesbiche. Antonio è una persona piuttosto complicata. Si è rivolto a me un paio d'anni fa, in seguito sono dei problemi che ha avuto di cui ovviamente non posso parlare. Niente, principalmente così lo trovo una persona molto insicura, nonostante sia un bel ragazzo, sia così affermato nel campo lavorativo, però così soffre di questi complessi di inferiorità che lo portano naturalmente ad avere problemi così nel rapportarsi con gli altri. Si fa sentire ogni sera puntualmente alla stessa ora, ha una voce molto molto sensuale che a volte mi sembra di scambiare ruoli, dovrei farlo io invece.
E mi piacerebbe tantissimo conoscerlo, perché sa nel nostro lavoro la curiosità è incredibile. Comunque credo di aiutarlo comunque in altre cose, indipendentemente dal fatto che non conosco il suo volto. È molto generoso, sta con me al telefono per tantissimo tempo, sa che questo praticamente mi aiuta a vivere e poi lui ha bisogno comunque di me, della mia voce. Antonio è uno dei miei moltissimi clienti, però me lo ricordo molto bene perché è una persona molto silenziosa, un tipo molto silenzioso, e si fa accompagnare sempre nello stesso posto, immancabilmente. E però mi piace anche perché è una persona generosa, mi lascia sempre la mancia. Antonio è quello stronzo del mio cliente. Quello che ha quel cane di merda che mi piscia tutti i giorni sul motorino. Ma porca puttana, uno stronzo che quando arrivo si dimentica sempre il mio nome. Silvia Olietta, ma vaffanculo, io mi chiamo Sara. Antonio è stato un mio cliente e io sinceramente non riesco più a scordarlo. È un tipo particolare. All'inizio mi aveva dato l'impressione di essere un donnaiolo. È un bel ragazzo, un ragazzo che fa attività marziali, un ragazzo che ha vari hobby, fra cui il canto, ha partecipato a un concorso di voci per Sanremo. Ma Antonio mi ha stupita perché quando siamo entrati in confidenza, io lo vedevo spesso, mi ha raccontato di